Buongiorno! Vai, Maria, vai! Dai che ce la fai! Vai! Che bravissimo! Però non ha ancora capito che in realtà il gioco non consiste nel giocare con quelli. Ah, ci sono anche lì i croccantini, ma è nel mangiare il premio! Oh, che bello! Questi gialli riesce a farli, questi qua azzurri invece, cioè questi qua blu, devono scorrere, non ha ancora capito come si fanno. Diamogli tempo, dai. Questo è il suo castello, guardate. Eccomi, sono vestita, lavata, pettinata e truccata e speravo di riuscire a filmare un video, in realtà non sono riuscita a filmare un video, anche perché ho avuto pochissimo tempo e so che magari può non sembrare, ma in realtà per filmare un video ci vuole tantissimo tempo. Di solito inizio a filmare, preferisco il pomeriggio solitamente, inizio verso le 2 e non finisco mai prima delle 5, 5 e mezza, 6, poi dipende anche dalla tipologia di video. Ad esempio, non so se avete visto il mio lookbook, quello autunnale. Ci ho messo una settimana tra riprese, editing, eccetera, eccetera. È passata una settimana. E lì c'erano anche sia la mia amica che il mio ragazzo che mi aiutavano a filmarlo. Di solito quando ho qualcuno che mi aiuta ci metto molto molto meno tempo, però capita davvero tipo 2 volte all'anno. E di solito sono qua da sola, sistemo le luci, sistemo l'inquadratura, la macchina fotografica, tutte le impostazioni, controllo di essere a fuoco. È veramente un procedimento lungo, quindi di solito ci metto proprio una giornata intera per filmare, poi anche lì tantissime ore poi per editare il video, caricarlo, eccetera. Eccetera. Comunque, se vi interessa, magari un giorno filmo un video dove vi racconto come filmo i miei video, come li edito, eccetera, eccetera. E niente, adesso scappiamo perché andiamo a Milano. Eccomi, sono in macchina, sono andata verso Milano e sono quasi arrivata. Adesso sono ad Albine e stranamente sono in anticipo, cioè non succede mai, io non sono mai in anticipo. Invece oggi sono in anticipo di quasi mezz'ora, quindi adesso mi fermerò al prossimo autogrill, così magari prendo qualcosa da bere, magari un caffè. Ginseng, faccio una pausa, 1500, ok, qua è 1,5 km e niente, boh, bisogna immortalare questo momento, cioè secondo me adesso nevicherà perché boh, sono in anticipo di mezz'ora, cioè stranissimo. Eccolo qua l'autogrill e niente, sono vestita in realtà troppo pesante, fa veramente caldissimo stamattina, sembrava facesse freddo, quindi mi sono vestita, cioè che poi pesante, non sono particolarmente pesante. Indosso questo vestitino che ha la manica a 3/4, le calze, gli stivaletti e poi una giacchettina di pelle, quindi in realtà sono molto molto leggera. Pensavo di mettere anche tipo una sciarpa oltre alla giacchettina perché pensavo facesse più freddo, ma fa caldissimo, cioè in realtà io sono così, sto guarendo di caldo, ci sono 18 gradi e questa è l'uscita, aspettate che dal letto, ok, fa veramente caldissimo. Passiamo alla radio, se non la sentite. Guardate tutte le cose di Pasqua, i coniglietti e le uova. Oh, sono uscita, sto tornando alla macchina. Sentiamo l'aria condizionata perché sto morendo di caldo. Ho preso anche uno spuntino, uno sneakers perché ho avuto un calo di pressione prima e quindi ho detto prendiamo lo spuntino. E io ho sempre, cioè non sempre, però soprattutto quando inizio a fare un po' più caldo i cali di pressione. Quindi prendo sempre qualcosa di zuccherato così, insomma, sono tranquilla. E mi sembra anche strano perché in teoria il caffè dovrebbe aiutare ad alzare la pressione. Anche se io non bevo il caffè normale, bevo soltanto il caffè al ginseng. Cioè è molto difficile che io prenda un caffè normale. E se posso scegliere, prendo sempre il ginseng perché lo preferisco come sapore. E vediamo se riesco a uscire da qui. C'è una che ha la giacca gialla come la mia. Una copiona! Non so chi sia. Una copiona! Non so chi sia qui la copiona, ma... Dai, è diversa, sì. Poi la mia è Zara io e la tua? Sono, no, io sono Stradivarius. Stradivarius, io sono giallo Tweety. Tweety. Sì, e io sono più senape. Sei un senapino. Però mi piace un sacco la sua. E mi stava raccontando che c'è anche in tanti altri colori, quindi quasi quasi. Sì, io ce l'ho dall'anno scorso ed è la giacca che ho usato di più tutto l'anno scorso. Bellissimo. Quindi c'è il giallo e invece qua va bene veramente con tutto. Perché secondo me è neutro. Tutti i colori sono neutri per me. Quando sono molto accesi, anche il rosso è neutro, sì, è anche vero. Il fucsia. Fucsia. No, quando diventano proprio accesi sono neutri perché non vanno so bene. Sì, sì. Cioè, con i colori con cui ci vestiamo noi vanno bene. Ecco, niente, stiamo passeggiando in dove una via siamo? A caso. Dove siamo? In via Sant'Andrea, a Milano. In che negozio siamo?
stiamo andando, Gabi? Ah, non lo so, portami da so. Anche qui. Io sto puntando un negozio là. Con una Waitzman. anche oh, Waitzman. Chanel. Forse, non lo so, non so se lo conosci quello. Chanel. Chanel. Sì. L'hai sentito? Chanel, sì. Sì, a volte. A volte. Così, ogni tanto. Ogni tanto. Vabbè, andiamo a sbirciare le vetrine. Sì, andiamo a fare shop. Window shopping. A meno che tu non voglia regalarmi qualcosa. È il tuo compleanno? Sì! Fra un po', dai, qualche oggi! Mese. Sono appena arrivata all'evento di oggi. Non lo so, c'è questa persona che mi segue. Io no, seguo. Mi segue dappertutto, vado per negozi, mi segue. Sono una stalker. La tua stalker? Non è vero. Guarda pure cosa sto bevendo. Davide sta già bevendo, io non ancora. Mi chiede dello champagne e bevo succo di mela. Io invece aspetto che aprano lo champagne. Stanno aprendo solamente per lei. Bel fanciullo che ci. E c'è un caffè bellissimo. Non vedo l'ora di buttarmi su tutti i vari stuzzichini. Adesso ve li faccio vedere, guardate. Ma sotto il chiaro o sotto il blu? Boh. Vediamo, magari facciamo uno e uno. E poi sono questi. Che bello, sì, l'effetto. Bellissimo. Mi piace il contrasto del nude con il colore più sparapisciato. Sì. Io fatte. Metti a fuoco. Non metti a fuoco. Sì, tutti i miei video ormai sono metti a fuoco. Niente, non metti a fuoco. C'è Gabri qui. Pronta per farsi fare le unghie? Ciao, io passerò perché ho le mani che non posso far vedere assolutamente. Quindi, facci vedere? No. Come mai? Cosa è successo? Sono però stressata, conta lo stress come giustificazione. Va bene, che giustificazione. Allora, le sue sono bellissime, facci guardate vedere. Che belli, basta, non va. No, Gabri. No. In macchina. Io mi sto spruzzando. Gabri si sta mettendo il profumo. È buonissimo questo. È Miss Dior le parfum. No, è buonissimo. Era il mio preferito, ce ne hanno fatti. A usare un po' tre. E era buonissimo, era il mio preferito. Dietro ho il bouquet di fiori. Guarda che bello. Io ho scelto proprio quello da sposa. Cipriano e panna. Io multicolor. Guardate che belli sono in video. Bellissimo. Metterà come sfondo dei miei video. E ci sono le stelline alle mie spalle. Sì, guarda le lì. Sono bellissime. Le stelle, stelle sono tante, milioni di milioni. Perché siamo alla spa, qui siamo, no la spa, le terme, sì. Siamo alle terme di Milano, bellissimo posto, veramente bellissimo. Stupendo, bello, ci è piaciuto. Io non sono stanchissima, infatti non sto dicendo niente, cioè sono qua che tra un po' crollo. Domani ci rivediamo io e Gabri. Sì, yeah. E domani nuovo vlog. Nuovo vlog, altro giro, altro regalo. Praticamente domani state tutto vedendo. Il giorno però, no? Sì. Vabbè, anche oggi comunque. Anche oggi è stato quasi tutto il giorno alla fine. Sì, domani ancora di più. Invasione di vlog sul mio canale. Vabbè, niente ragazzi, vi diamo la buonanotte qui. Ciao.